Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio. Con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna.
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Settembre 1939. Fui richiamato alle armi. Si dormiva sotto la tenda su paglia bagnata a causa delle continue piogge. Una mattina durante le manovre caddi per terra svenuto. Fui subito soccorso, portato all'ospedale militare di Bari, dove i medici mi riscontrarono una broncopolmonite acuta. Il settimo giorno dalle mie gravi condizioni furono subito avvertiti i miei familiari e caddi in coma. Il settimo giorno del coma, verso la mezzanotte, ebbi una visione. Vidi un diavolo con sembianze di cane e viso d'uomo, con zampe larghe, corna e coda. Per tre volte tentò di avvicinarsi, ma io riuscì ad allontanarlo facendomi il segno della croce. Successivamente, scomparso il diavolo, mi apparvero due meravigliosi giovani, vestiti come ufficiali militari, che emanavano una luce splendente. I loro visi erano bellissimi. In quello stesso istante lanciai un urlo ed uscii dal coma. Era il 25 settembre 1939 e durante la settimana mi dissero che ricorreva la festa dei Santi Medici. Qualche giorno dopo venne da me una suora, la quale mi chiese il motivo per cui quella notte, prima di svegliarmi dal coma, mi ero segnato per tre volte. Le raccontai della mia visione e la suora se ne andò anche lei gridando al miracolo. Poco dopo ritornava con tre ufficiali, cappellani dell'ospedale, che mi chiesero conferma di quanto avevano da lei già sentito. Mi chiesero se fossi in grado di riconoscere quei due giovani e mi mostrarono una grande immagine dei santi medici Cosimo e Damiano. Li riconobbi immediatamente. Promisi allora che avrei fatto costruire in loro onore una statua identica a quell'immagine. Pasquale Nigro. La statua poi è stata costruita nel 1942, quindi di là a poco tempo rispetto a questo miracolo di un nostro concittadino. Poi di là è una devozione che chiaramente non è rimasta privata, ma poi si è estesa a tutta la cittadinanza con tanto concorso di popolo come stiamo vivendo in questo momento questa sera. E questo tra l'altro è riportato qualche decennio fa proprio nel nostro giornale parrocchiale Idea, quindi è stato preso proprio dagli archivi dei nostri giornali, una ricchezza incommensa. A me più di una volta ormai, più di una volta state sentendo questo tipo di frase: quanto è bello attingere alla ricchezza storica del nostro paese. Ormai lo ripeto tante volte, fino alla noia, quasi a stancarvi. Però è così, c'è poco da fare. E questo è uno dei tanti segni di ricchezza di cui fare tesoro geloso. Il pensiero spirituale che volevo lasciarvi lo prendo da una delle tante caratteristiche. Sarebbe bello, faccio proprio un passaggio velocissimo sul martirio. Parliamo del terzo secolo d.C., Diocleziano. Sapete bene che per i primi tre secoli della storia della Chiesa, fino al 313, la persecuzione dei cristiani è stata fortissima da parte dell'impero romano.
e loro sono vissuti attorno al 250 d.C. e hanno subito una sorta di attacco, no? Si è tentato di martirizzare con le pietre sono rimbalzate sui soldati, con i dardi, con le lance, idem, gettati nel fuoco, niente, gettati in mare, niente, di tutto di più si è fatto nei confronti dei Santi Medici. Anche loro decapitati, come il nostro San Vittoriano, come tanti martiri di quel momento, anche martiri che abbiamo nella nostra terra di Puglia, storici. La decapitazione era una delle ultime chance per i carnefici nei confronti dei martiri cristiani. Quindi tante volte, prima di giungere alla decapitazione, veramente facevano di tutto di più per costringere ad abiurare la fede. La palma, sapete bene, è il segno del martirio. Noi ogni qualvolta in cui vediamo dei santi nell'iconografia con la palma tra le mani, come San Vittoriano, come i Santi Medici, la palma è sempre il segno del martirio. Però vorrei fermarmi proprio un attimino ancora con voi sul fatto che sono fratelli. Allora a me piace sottolineare questa sera una delle frasi popolari che noi ci diciamo sempre. Quando vediamo due persone che si vogliono molto bene, come diciamo? Proprio come i Santi Medici, bellissima espressione. Noi tante volte la nostra saggezza popolare ha messo sulla nostra bocca delle tradizioni profondamente cristiane e manco ce ne rendiamo conto. Siete proprio come i Santi Medici, sempre attaccati, sempre vicini, sempre pronti ad aiutarvi. Ecco, noi dovremmo essere tutti proprio come i Santi Medici, tutti. Allora dovremmo imparare a chiamarci così l'un con l'altro, essere fratelli e sorelle di tutti, proprio come i Santi Medici, uniti in vita, uniti in morte, proprio come i Santi Medici. Papa Francesco, lo sapete bene, ha scritto questo documento bellissimo, la Fratelli Tutti, è stato uno degli ultimi passaggi di Papa Francesco. E vi leggo proprio due piccoli passaggi di questo documento bellissimo, ripeto, la Fratelli Tutti. Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità. Li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro. Non dimentichiamo che oggi è la 107esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 107esima, Pio X. Nel 1914 istituiva questa giornata, 107 anni. Quindi Dio ci ha creato tutti uguali nei diritti, nei doveri, nella dignità e ci chiama a convivere come fratelli e sorelle, tutti. E poi c'è un altro passaggio bellissimo della Fratelli Tutti che vi voglio leggere. Passata la crisi sanitaria, dice Papa Francesco, questa frase che sto per leggere, lui la ripete tante volte. Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica, tradotto. Ognuno si fa fatti propri, tradotto, al di là delle belle parole e dell'italiano, no? Ognuno pensa a se stesso, questo significa, no? Autoprotezione egoistica. Voglia il cielo che alla fine, dopo questa benedetta pandemia, non ci siano più gli altri, ma solo un noi. Che non sia stato l'ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare. Papa Francesco più di una volta ci ha detto questo, ci ha detto approfittiamo di quello che abbiamo sperimentato, abbiamo capito che non possiamo vivere indipendentemente dall'altro, che sia l'ennesimo evento storico da cui non abbiamo imparato la lezione che siamo tutti sulla stessa barca, la lezione che siamo tutti fratelli e sorelle, la lezione che non ci dobbiamo fare la guerra. Questo benedetto evento storico così doloroso
ci ha insegnato questo, auguriamocelo, ce lo dice Papa Francesco, altrimenti sarà stata un'ennesima occasione storica sciupata, persa, dolorosissima, dolorosissima. Impariamo a coniugare sempre il noi, ad essere fratelli e sorelle di tutti, guardando all'esempio dei Santi Medici.